Per questo la ringraziamo, Presidente. No, sono io che ringrazio voi per l'attenzione, saluto il mister. Ciao Presidente. Ciao bello. E niente, siamo pronti per questa puntata, credo che vogliate parlare in particolare di appuntamento che ci aspetta venerdì, immagino, ma non so. Assolutamente sì, anticipato dal Presidente, lo diciamo subito e lo ripeteremo pure in seguito, alle ore 19 al Foro Italico ci sarà il derby e quindi è un grande appuntamento che ci aspetta. E parlando appunto, avendo parlato di tutti i titoli vinti, signor Formiconi, questa grande carriera, vorrei sapere com'è nata la sua passione per la pallanuoto. Vabbè, come tutti i ragazzini, venivo portato in piscina a imparare a nuotare, fuori Italico, poi ho cominciato, mio padre aveva questo difetto, quello della Lazio, quindi diciamo difetto perché mi interessa tante, no? Il piatto degli anni, era a me mi portava mia nonna. Mia nonna, no? A vedere la Lazio a famiglia, no? Sono giocatori tipo Moccinelli, Vivolo, che io non mi ricordo bene, però mi si portavano, quindi io sono nato con le mutande bianco-azzurre, ci sono rimasto. Merito sicuramente di nonna Pierina, che portava a me, mio padre e qualcun altro allo stadio a vedere la Lazio. Questo parliamo di tanti anni fa, poi piano piano sono entrato da là, mi hanno fatto giocare, pare che ero buono, e Baccini a 16 anni ho fatto esperienza in Serie A, poi la storia io non l'ho letta. La Lazio comunque ha sempre accompagnato la sua vita, la sua carriera da professionista. Ah, sicuramente, ho degli aneddoti particolarissimi, per cui se potrei raccontare uno su mille. Beh, importante. La notte prima della finale delle Olimpiadi, che non è una notte normale, no? Non certo. È per tutti, nessuno difficilmente si può vivere un'esperienza del genere, no? Come prima di una finale di un campionato del mondo di calcio, dove io parlai con Lippi e gli augurai quello che poi è successo, no? Quindi questa cosa si è ricordata anche dopo anni, Lippi. Detto questo, sì, la sera, la notte prima delle Olimpiadi di Atene, la finale, si dorme poco. Vengono in mente 2000 cose e io chiamai alle 3 di notte, 3:30, non mi ricordo, parlai con Cristina Consoli, che poi era la mamma del mio ultimo Lazialotto, Matteo, pur vivendo a Catania, è diventato anche lui laziale. E quindi praticamente mi ha fatto una battuta che mi ha tolto la paura di tutto e di tutti. E la faccio questa battuta, mi ha detto che ma non è un problema, domani tu vai lì, ci sono 20.000 persone, ma sono tutte della Lazio, questi colori sono quelli, mi hanno detto, e tu entri in campo, sono tutti della Lazio, non ti metti paura. No, io paura non ce l'ho mai avuto di nessuno, però poi questa cosa mi ha smorciato, no, tutte le paure che avevo. Effettivamente quando il giorno dopo siamo entrati in piscina, stadio pieno, tutte bandiere bianche e azzurre, ho detto Cristina c'aveva ragione. Sì. Questo no? Che poi sì. Ci lega la Lazio, in effetti, no? I colori sono quelli, poi in effetti. Assolutamente. Noi andiamo da lì. Assolutamente, un episodio raccontato benissimo pure sul libro L'altra faccia della medaglia di Elisa Chiari. Sì, è vero, ma quella infatti è una cosa che è una delle poche cose che mi ricordo del libro, perché sta cosa è importante, la racconto sempre perché è una cosa che mi ha aiutato. Sì, è un episodio veramente bello, perché poi rapportare la Lazio alle Olimpiadi, sono nati con i colori della bandiera della Grecia, sì. Sì, lo stesso colore. Luigi Biggiarelli prese spunto da quella cosa, esattamente.
qualche anno prima forse. Sì, sì, giusto qualcuno prima, sì, sì. 104 anni prima, esatto. Appunto, nella sua lunga carriera ho trovato in un'intervista in cui lei dice, c'è stata la domanda del giornalista in cui, che gli ha detto, però ha conquistato uno scudetto pure con la Roma, e lei ha risposto ridendo, sì, è la mia macchia, il presidente Buccioni della Polisportiva Lazio non me l'ha mai perdonato e mi rinfaccia questa cosa ogni volta che mi incontra. Ma è vero questa cosa? Ma non tutte le volte, però lui per parecchi anni non mi ha salutato. Presidente, è vera questa cosa? Beh, poi quando ha vinto il titolo olimpico ha beneficiato dell'amnistia. Ah, ok. Ha riparato vincendo sul campo. C'è da dire che poi quella Roma mi hanno fatto diventare pure commentatore della Repubblica, cavaliere della Repubblica, quindi queste cose hanno cancellato un po' questa onta. Però insomma neanche poi tanto. No, adesso devo fare? No. Che deve fare? La promessa è di rivincerlo con noi al più presto. Magari io questo... pagherei per fare una cosa del genere. Bisogna avere questo assolutamente alle spalle quello che c'aveva in quel tempo la società, che si chiamava Ina Silabia, sì, che ci dava la possibilità di poter acquistare anche dei giocatori di grande livello. La pallanuoto è difficile, c'è solo una società in Italia che io ho allenato, scherzando lo dico sempre, ma che ha gli stessi colori della Lazio, che si chiama Prorecco. Sono 6 anni a Genova da Prorecco, che vince tutto, e il presidente è un multimiliardario vero, non di quelli finti. Ma c'è attualmente ancora? Ma lui è la Sampdoria è sua, la Spezia Calcio è sua, ecco. Io sono stato qualche volta con lui, perché quando dovevo andare a allenare Recco ultimamente mi ha invitato sulla sua barchetta. Volpi si chiama, tempo, vero? Qualche anno fa c'aveva una barca di 70 metri, adesso ce l'ha di 90. Quindi, diciamo che quando andai lì a Barcellona, che c'eravamo in partita mondiali, venga sulle barche grandi, che io sono passato, barche 30-35, ho visto la nave, sono andato dritto, l'ho chiamato, ha detto guardi che è questa, ho capito che era di un'altra, infatti quest'estate c'aveva sulla barca sia Messi che Piqué. Ah, ecco. Portava in giro Messi e Piqué, per capire il personaggio. Potrebbe venire anche a fare qualcos'altro, no? Anche a Roma magari, dare una mano. Sì, assolutamente. Più che altro ne facciamo un appello. Sarebbe male. Ma lui è valutato, mi sembra che ultimamente parlavo con qualcuno, valutato dai 7 agli 8 miliardi, lui proprio. È difficile anche fare i conti, secondo me. Però mica male. Anzi, perché non poi... è male. Infatti Recco ha i più grandi giocatori del mondo, vince tutto, Coppa dei Campioni, scudetti, fa un campionato anche in Jugoslavia, e i colori sono bianco e celesti. Beh, vedi, non sarebbe non sarebbe male. Gianfranco, non poi sarebbe, sarebbe entusiasta poi il nostro direttore artistico di vedere da vicino tesserati del Barcellona come Piqué e Messi. Messi e Piqué, sì, c'è il nostro direttore artistico, è tifoso e socio del Barcellona, quindi sarebbe stato contento pure lui, sì, avremmo fatto contento anche lui, Max. Piano, guarda che sta in barca con, non so per quale motivo venne fuori. Io non sta in barca, o l'ha data, gliel'ha prestata, credo. E gli è messi sulla barca con tutta la famiglia, perché giustamente 90 metri stanno larghi. ho letto una cosa sulla Lazio Pallanuoto, forse voi due saprete darmi un'indicazione. Eccomi. A riguardo, perché è una cosa che è un po', bisogna tornare un po' indietro negli anni, ma mi ha incuriosito, perché è un po' come quello che è successo con la petizione del 1915, che di cui tanto si è parlato, per riassegnare a pari merito il titolo sia al Genoa che alla Lazio, non solo per meriti sportivi ma per quello che ben sappiamo, per tributare il giusto riconoscimento agli eroi di guerra della Lazio del 1915. Ho letto un episodio
ha un po' delle analogie, perché nel 1945 la Lazio Letta ha vinto il titolo italiano e poi gli fu revocato. Qual è stato il motivo di ciò? Rispondo io, perché in storia forse sono più bravo. La storia è molto più brava, Presidente. Ma in effetti gli scudetti che la sezione pallanuoto potrebbe rivendicare sono addirittura 5. Perché il più grande storico del nuoto e della pallanuoto italiana, che è stato Aron Anghileri, assegna alla Lazio intanto 4 scudetti tra il 1906 e il 1910, cioè prima che la federazione cominci a riconoscere i titoli italiani. Faccio presente che nel calcio è fin dal 1898 che viene riconosciuto lo scudetto al Genoa. Per quanto riguarda il 1945, sostanzialmente il titolo poi non fu aggiudicato a seguito di un reclamo della Rarinantes Napoli. In effetti il barrage era a 4 squadre, considerate che era qualche settimana che era finito il secondo conflitto mondiale. La Lazio vinse sul campo, quindi c'è una classifica di quel torneo. Noi abbiamo anche delle foto di giornali con scritto campioni italiani di pallanuoto, per intenderci era la squadra dove il giovane Baccini allora giocava in porta, poi c'era Ogno, c'era Ghira, c'era Caselli, c'era De Giovanni, c'era Ivo Bitetti, c'era Sergio Catalani, cioè tutte persone che poi hanno continuato nella loro milizia biancoceleste. Però fu in qualche maniera preso in considerazione, più che accettato, questo reclamo della Rarinantes Napoli. Noi ovviamente nel nostro palmarès lo riteniamo vinto, perché tale è sul campo, mentre al momento la Lazio Nuoto non ha ritenuto mai di fregiarsi degli altri 4 titoli, che pure, ripeto, nel miglior testo sulla storia delle attività natatorie italiane, quella di Anghileri, viene assegnato appunto alla Lazio. Volevo dire un'altra due situazioni, intanto lo scudetto di quella Roma, non a caso dico di quella, che era una situazione un po' curiosa, perché il presidente dell'epoca di quella società era Ernesto Sciommeri, che era laziale, vicepresidente Claudio Masti era laziale, l'allenatore era laziale e una parte della squadra era anche laziale, insomma. Per cui, i paradossi. Vabbè, ma io, Presidente, è vero, perché la Roma, lo sai, no? Allo stadio era pieno, venne la curva sud e mi disse, dove dicevano dalle tribune, forse io tanto lo sapevo che sei della Lazio. Beh, io ma dissi, doveva venire un laziale per farmi vincere un scudetto. Beh, quello è chiaro. Vedi, anche attualizzando un po' il discorso, dico, anche attualizzando il discorso su quello che poi sarà l'impegno di venerdì, col massimo rispetto, Roma, quello sto dicendo, proprio questo vorrei dire, cioè col massimo rispetto per degli avversari di turno, la situazione che si è verificata storicamente è la seguente. La Lazio, come sapete, nasce il 9 gennaio del 1900, si affiglia alla Federazione Italiana Nuoto, che allora si chiamava Federazione Italiana Nuoto Rarinantes, il 1 luglio del 1900, e venerdì va in campo. È sempre e soltanto quella Lazio. Lungo il suo percorso ha incontrato probabilmente 30 Rome, quella per la quale vinse lo scudetto come mister Pierluigi non esiste più da molti anni, e attualmente ce n'è una che è la Roma Visnova, che sta in A1 e con la quale giocheremo venerdì, poi ce n'è un'altra che sta in A2, che stanno in A2, ma ce n'è stata una pletora. La più significativa, se vogliamo, è quella nata all'inizio degli anni 50, che ebbe anche una buona squadra di nuoto, ricordo con grande affetto Sergio De Gregorio, che morì nella tragedia di Brema nel 66, che era sicuramente uno dei più validi nuotatori dell'Associazione Sportiva Roma. Poi ha avuto una seconda fase molto positiva
con Baccini allenatore, anche quello un laziale che dopo una vita si trovò a essere per alcuni anni allenatore della Roma, mettendo per contratto che mai avrebbe indossato la tuta giallorossa e che ebbe comunque